Ciao cari amici del progetto Rusketius, siamo su Visual Studio 2022 e testiamo un po' questo nuovo IDE. Abbiamo scelto di fare un programmino semplice in C++, dove vedremo quali sono i limiti delle tipologie di variabili primitive e come si inizializzano le variabili. Ok, iniziamo. Intanto abbiamo messo le librerie da includere, naturalmente uStream, limits.h che sono delle costanti che vengono utilizzate per ad esempio i limiti delle variabili, come vedremo tra poco. E poi string perché è vero, non è un tipo primitivo, però viene utilizzato spesso. E quindi abbiamo inserito. Come al solito vi rammento che utilizzare le STT all'interno del main, non al di fuori, questa è una buona pratica. Oppure mettere direttamente STT cout nell'istruzione, anche se più lungo, si sa, vabbè. Allora abbiamo messo cout, che è l'istruzione di stampa, endline che a capo, anche se più pesante rispetto alla endline, questa n la slash n che è più veloce. La endline invece fa un controllo anche della pulizia dello schermo, quindi ci mette di più. Se uno volesse fare del codice molto performante, utilizzerebbe slash n. Ok, poi c'è scene. Vabbè, abbiamo richiamato le stringhe, come vi ho detto, non sono proprio tipi primitivi. Abbiamo utilizzato EOS, che sta per è un'interfaccia, diciamo, per rendere più veloce il nostro sistema. Infatti c'è EOS Synchro Standard Input Output e Scene.tie come parametro 0, tutte e due. Poi abbiamo fatto delle stampe con la dimensione del tipo di variabile, cioè quanti byte occupa, quali sono diciamo, i valori, il range di valori che utilizzano. Vediamo l'esecuzione. Allora, abbiamo booleani che hanno valore vero e o falso, nel senso che possono avere uno dei due valori. Queste si chiamano proposizioni in generale. Ok, poi ci sono i caratteri. Il primo vale sempre un byte, come vedete, e va da meno 128 a 127. Perché lo 0 è contato come positivo, quindi hanno lo stesso valore da una parte e dall'altra. Poi ci sono i caratteri Unicode che vengono stampati con un tipo di carattere che si chiama wchar underscore t e va da 0 a 65.535. Allora, poi abbiamo i tipi decimali che sono float, diciamo precisione singola, che ha questo tipo di rappresentazione, questi numeri negativi e questi numeri positivi. Normalmente sono costituiti da un segno che è positivo o negativo, poi la mantissa che è un certo numero di numeri. E poi l'esponenziale, che è questo alla fine, che sarebbe elevato alla 38 qui, invece questo è elevato alla 308. Infatti il primo prende 4 byte, il secondo 8 byte. Poi abbiamo i tipi interi, che abbiamo messo short, che va da meno 32.000 e passa a 32.000. Interi da
da meno 2 miliardi passa a 2 miliardi passa. Questi sono con simbolo. Poi ci sono quelli senza simbolo che partono da zero e danno solo numeri positivi, che sono il doppio esatto dei numeri con segno, come vedete. Poi, oltre a utilizzare questi, vengono utilizzati anche gli interi con il numero di byte. Come vedete, c'è un'attinenza con i caratteri. Ok, questi vengono utilizzati soprattutto anche all'interno di Unreal Engine. Se qualcuno ha mai visto la programmazione, utilizzano per esempio int32, i caratteri Unicode che abbiamo visto prima, che si vanno da 0 a 65.000. Poi, come vedete, hanno dimensioni molto grosse. C'è anche Long Long che è enorme, 28 byte. E poi anche i numeri con il numero di byte hanno la loro versione senza segno, quindi che partono da 0 al loro valore massimo. Ok, vediamo adesso. Abbiamo fatto un piccolo ciclo for inserendo i caratteri. Il carattere più piccolo è quello che abbiamo visto all'interno del nostro risultato, meno 128 a 127, e quindi abbiamo ciclato la nostra variabile che andando progressivamente avanti ci stampa il valore della nostra variabile, cioè il carattere che appartiene a quel numero. Poi, siccome volevo mandarlo a capo ogni tanto, ogni volta che arriva a 63 caratteri, compreso lo 0, va a capo, come vedete. Questi sono i numeri caratteri hash. Poi ho fatto un'inizializzazione delle variabili. Questa è quella classica che si usava anche nel C vecchio, diciamo, C++. E questi sono i tipi nuovi, come si inizializza, o tra le parentesi graffe, cioè uguale parentesi graffe, oppure direttamente accanto alla variabile. Devo dire che questo Visual Studio 2022 è molto più veloce, richiede un po' meno risorse rispetto al 2019, però ho trovato un piccolo bug, nel senso che alcuni slash t non funzionano, quindi ho dovuto mettere due slash t, però l'allineamento è uscito preciso uguale, vedete? Sono tutti allineati. Ok. Se vi è piaciuto questo tutorial potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina per avere nuove notifiche e potete anche andare nella parte info del canale dove troverete tutti i nostri social network e potete anche effettuare delle donazioni a favore del nostro progetto, Progetto Ruscheddus, che parla di informatica, programmazione, nuove tecnologie e gaming, attraverso PayPal, Patreon e quando facciamo gli streaming con Streamlabs. Un bacione da Pancrazio del progetto Ruscheddus. Ciao!